Buongiorno Michele, Buongiorno. siamo qui dunque oggi con Miguel Benazayag, che ringrazio anche a nome di, in particolare a nome di Biennale Tecnologia, per essere qui con noi. Ho il piacere di, mi è stato chiesto di presentarlo e di presenziare a questa lezione che lui farà. E dunque prendo qualche minuto per presentarlo. Miguel Benazayag è filosofo e psicanalista, ricercatore epistemologo, è nato in Argentina dove ha studiato medicina, ha militato in quel tempo nell'esercito rivoluzionario del popolo, è stato anche imprigionato per 4 anni, durante i quali ha subito anche torture e grazie alla sua doppia nazionalità franco-argentina ha potuto beneficiare della liberazione, così che nel 78 arrivò in Francia, dove cominciò la sua attività clinica e di ricercatore, con riferimento all'antipsichiatria e alla psicanalisi fenomenologica. Dirige in Argentina i Laboratorios Sociales e a Buenos Aires il laboratorio di biologia teorica Campo Biologico. Intorno agli anni Ottanta fonda il collettivo Malgré tout, che organizza un seminario mensile dal titolo Comprendere e agire nella complessità. È autore di parecchie opere e diverse tradotte in italiano, tra queste ricordo Il mito dell'individuo, passando, non sono tutte, sono proprio solo alcune, passando attraverso Contro il niente, La salute ad ogni costo, Il cervello aumentato, l'uomo diminuito, Oltre le passioni tristi, Funzionare o esistere, La tirannia dell'algoritmo, la singolarità del vivente fino al ritorno dall'esilio. Come possiamo intuire, la varietà e complessità della sua storia sono il substrato di una elaborazione che ha prodotto e produce idee inedite, inedite e interessanti sul disagio della nostra civiltà, e in particolare sul rapporto tra cultura e tecnica in vista di agevolare delle relazioni sociali più giuste, nel senso di più accoglienti i soggetti e le loro singolarità. Viviamo infatti in un'epoca in cui l'emergere di sempre nuove tecnologie, applicazioni tecnologiche e più in generale di inedite trovate scientifiche e loro applicazioni nella nostra vita quotidiana richiedono ai soggetti, per non rischiare di esserne sopraffatti, di lavorare sulla loro capacità di esistenza soggettiva basata su scelte quotidiane non troppo imposte per via di suggestione. Miguel Benazayag, il cui intervento ha come titolo Pensare e agire nella complessità ci aiuterà a cogliere come le nuove tecnologie che modificano necessariamente il nostro rapporto con il mondo, con gli altri, con noi stessi, col nostro modo di vivere, non possano cancellare, neanche volendolo, i principi fondanti le relazioni sociali e gli individui, principi basilari che preservano la possibilità di esistere nelle differenze, al contrario dei protocolli che tenderebbero a classificare le differenze e ad annullarle. Lascio allora la parola a Miguel per la sua lezione su pensare e agire nella complessità. Ci parlerà per un 35-40 minuti, vedrà lui, e poi apriremo il dibattito e ciascuno che vorrà
potrà farci parte delle sue riflessioni a partire da quello che avrà ascoltato e rivolgere delle domande a Miguel. A te, Miguel. Bene, buongiorno. Ti ringrazio veramente della tua molto gentile presentazione e ringrazio anche la Scuola Politecnica di Torino per questa invitazione. Disgraziatamente non posso essere tra voi, ma grazie alla tecnica sono un po' con voi. Bene, io voglio parlare oggi effettivamente di pensare e agire nella complessità sotto un modo un po' provocativo, non provocante nel senso cattivo di una provocazione cinica o aggressiva, ancora meno, no? Ma provocativa nel senso di provare, di provocare un po' il pensiero, perché è vero che parlare di complessità in scuola politecnica non è neutro, non è neutro per niente, proverò a dimostrare perché non è neutro e in cosa il politecnico e l'ingegnero è il centro di questa questione della complessità. Per cominciare io definirò, è per questo che come tu hai detto io non sarò troppo lungo in prima parte, per permettere un po' dopo di puntare meglio con le vostre domande e discussione. Bene. Per cominciare io voglio dire cosa noi chiamiamo complessità. Perché è vero che nessuno è proprietario di una parola, di un significante, no? Noi parliamo di complessità nel senso dell'emergenza storica di una trasformazione oggettiva, materiale del mondo e del mondo dunque di noi, anche di noi, di tutte le specie viventi, no? Questo voglio dire così, come un'ipotesi di base, no? Di dire da dove io parlo di complessità facendo referenza dunque non a una teoria più potente o diversa che l'altri, non è una teoria, non è un'interpretazione, per noi la complessità è il nome, appena il nome di una realtà storica maggiore, oggettiva, fisica, materiale. Bene. Questa emergenza della complessità per noi è marcata o vuole marcare il punto di non viabilità, di non possibilità di continuare un modo di esistere nel mondo, di produrre il mondo, di produrre se stessi, un rapporto con il mondo, un certo rapporto con il mondo che ha modificato assolutamente durante pochissimi tempi quel che c'è lì, no? Questo che chiamiamo l'antropoceno, che ha modificato il mondo in quale noi viviamo a tal punto profondamente che, come voi le sapete, non esiste sotto il mare, in il cielo, non esiste nulla parte, qualunque cosa che non sia già modificata nel suo modo di essere, nella sua struttura, in certo modo, no? Per questa attività dell'essere umano, che è l'attività che comincia effettivamente con la rivoluzione industriale e che durante molto tempo ha marcato un modo di esistere nel mondo per tutti il mondo, no? Perché prima non aveva un mondo, no? Aveva dei mondi, ma per il colonialismo e per la forza espansiva di questo modo industriale, questa nascita filosofica dell'universalismo, di un umanesimo, dunque di una via teleologica, una via che diceva c'è un senso la storia c'è un senso, questo senso è il senso della autoproduzione e autoreproduzione dell'essere umano per se stessi, l'essere umano è il suo profeta, il suo messia, no? Che doveva modificare e completare la creazione, per dire così. Questo modo di agire, questo modo extrattivista, questo modo di modificare il mondo corrispondono un po', o assolutamente piuttosto, a questo che diceva Cartesio, no? Che l'essere umano è l'uomo, il parla d'uomo, no? Di esseri umani in generale, no? L'uomo maschio deve diventare padrone e possessore della natura, perché effettivamente l'essere umano, l'uomo, se vive come estratto dell'insieme, no? Fuori della natura, che deve lui dominarla, diventare l'amo, possessore. Questa natura
Include effettivamente le indios e noi, ogni specie animale, le donne, ma la terra, tutto, no? E la produzione di questo essere separato, exilato dell'insieme. Questo modo di agire, no? È il modo di agire giustamente dell'ingegnere, no? È il modo di agire dell'ingegnere, nel senso che c'è un obiettivo, c'è un problema, c'è una soluzione, c'è un obiettivo, c'è un problema. C'è una soluzione, no? E nel senso che io c'è il punto A, il punto B, c'è questa linearità, anche una linearità complicata per non dire complessa, no? Anche se è una linearità complicatissima, è una linearità. Io c'è un obiettivo, no? Che è un obiettivo che io penso, no? È anche l'immagine dell'ingegnere utilizzata per Marx e per tanti altri, no? Per mostrare questo cartesianismo di che quello che dirige. Quello che padrigiona la vita è il cervello, come se fosse l'ingegnere, e il corpo è la materialità, il corpo è quello che deve seguire, no? E che deve essere, tra l'altro, dominato, no? Addiestrato, educato. Questo punto di vista dell'ingegnere, che sia individualmente la testa, no? E il corpo, che sia effettivamente i progetti industriali, tecnologici dell'ingegnere che va a programmare. Le cose, prima riflette la cosa, fa un modello e dopo il modello deve diventare mondo. Questo modo che va da A verso B, questo modo effettivamente è il modo che va a trasformare il mondo con una potenza enorme data per con la conoscenza, la tecnologia, il modo di agire, eccetera, eccetera, per l'esclavitudine, per il colonialismo, per tutte queste cose simpatiche, no? Dunque, è questo il modo che va a trovare un punto di stop, di non viabilità. Non è più possibile di continuare così. Perché non è possibile? Perché le dico io, perché dice qualcuno d'altro? No, per niente. Se noi diciamo che non è possibile, per dare un esempio di questo, è un esempio semplice, ma non è fantasista, no? Se io dico, per esempio, se io prendeva una macchina nell'anno 30, 1930, non so, no? Qualcuno vuole andare da Parigi a Marsiglia in macchina. Dunque prende la macchina, tu, va da Parigi a Marsiglia. Dunque noi facciamo la domanda, cosa sta facendo? Cosa stai facendo? Dunque io dico, in realtà sto facendo cosa? Io mi disposto da Parigi a Marsiglia, questo è l'obiettivo lineare. Dunque il 90% dell'obiettivo è lineare e valutabile. E rimasta sempre 10%. Non padrigionabile, che è tutto sporcare, modificare, è tutto questo che va intorno, ma che non è né voluto né prevedibile in buona parte. Dunque voglio dire, fino a un certo punto, per dire così, 1930, per dare l'esempio della macchina, no? Fino a un certo punto la mia voglia, il mio progetto può realizzarsi in modo lineare maggioritariamente. Se oggi io prendo una macchina da Parigi a Marsiglia, io dico, cosa ho fatto? Io dico, ho andato da Parigi a Marsiglia? Questo è l'obiettivo lineare. Ora, dunque, posso dire, 10% del mio obiettivo, 10% di questo che hai fatto è andare da Parigi a Marsiglia. E 90% di questo che ho fatto anche è partecipare alla contaminazione. No? Alla contaminazione, al disastro, a tutto questo che voi volete. Dunque c'è un pivot, c'è un'inversione. E c'è un'inversione, questo è il punto di stop di un modo di produrre, un modo di abitare il mondo. E quando noi vi rendiamo conto, tutti, anche a Davos, no? Vi rendiamo conto che il nostro agire provoca molto più di distruzione che quello che voleva fare, che non era per niente distruggere qualunque cosa, no? Dunque, noi siamo in questo punto. Questo punto posso dare un esempio, che è un esempio più chiaro medicalmente, no? Anche se noi facciamo anche indietro, andiamo a 1950, diciamo, perché questo è andato molto più rapido. In 1950 c'è un paziente che ha un problema, io devo dargli antibiotici. Antibiotici, dunque, stessa valutazione. Cosa sto facendo? Sto dando antibiotici. Qual è l'efficacia lineare? 90%. Io riesco a guarire il mio paziente, dunque l'efficacia lineare è maggioritaria, ampiamente maggioritaria. E
e 10% rimasta sempre d'effetti iatrogeni non voluti, non prevedibili e che esistevano pure. Bene, oggi voi vedete già la conclusione. Se io devo darle a qualcuno, prendere anche io gli antibiotici, il percentuale è assolutamente dell'altro lato, no? È l'inverso. Io prendo l'antibiotico, io do a qualcuno gli antibiotici e questo che sto facendo in modo lineare, 10%, è sicuramente salvarle la vita, no? Ma 90% di questo che io faccio quando io faccio, quando io consumo gli antibiotici, fa parte di un disastro incredibile, biologico, demografico e le conseguenze anche veterinarie, dell'utilizzazione massiva di antibiotici fa da un tempo già questa inversione. Perché io racconto questo? Racconto questo per dire che questo modo di agire lineare, questo modo dove io come ingegnere c'è in testa un modello di quello che devo fare, come devo farlo, e il mondo deve piegarsi alla mia volontà. Non è che io non prendo in conto i vettori che impediscono o che rendono la cosa difficoltosa, difficile. Io prendo in conto i vettori, ma per evitarli, schiacciarli, superarli in ogni caso. Con questo esempio, aspetto essere più o meno chiaro, no? Per passare un po' oltre. Con questo esempio, questo che voglio dire è che niente va più dell'antropoceno, non è ideologico, è veramente questo che tutti vi rendiamo conto. È che questo modo di produzione, di trasformazione del mondo non va più. In questo modo di produzione, quando questo modo non va più, passano due cose, per dire così rapidamente. Prima, che vi rendiamo conto così, un po' naivemente, no? Un po' innocentemente, vi rendiamo conto che in realtà, malgrado l'immagine dominante colonialista, in realtà ha avuto prima e sempre e durante la modernità, ha avuto da altri popoli che hanno vissuto assolutamente in altro modo che non è il modo ingegnerile di io penso una cosa, devo realizzare la cosa perché io mi sento un soggetto fuori del mondo. Per niente, esistono un sacco di culture che sono rimasti durante tutta la modernità nascosti, eclipsati, no? Che chiamavamo sottosviluppati, tutto questo da noi. No? E queste culture emergono alla luce, la rivediamo, ridiventano visibile perché? Perché effettivamente davanti al fallimento di questo modello lineare, teleologico, storicista, tutto questo che diciamo, no? Della modernità, davanti a questo fallimento, questa crisi maggiore, noi vediamo che effettivamente altri modi di vivere. E che non era vero che aveva un modo unico, che è la civilizzazione, e che dovevano per gentilezza o interesse colonizzare, sviluppare, educare. Vediamo che esiste d'altro modo dove effettivamente gli esseri umani hanno stato integrati all'insieme, che non si sentivano per niente un soggetto fuori e che hanno regolato la sua vita, la sua produzione, senza rovinare l'ambiente, senza rovinare l'ambiente e sentendosi e sperimentando, no? Fare parte di questo insieme. Questo è un elemento importante. Davanti alla crisi, noi vediamo che esistono altre possibilità. Queste possibilità sono assolutamente minorili quantitativamente, no? Ma è importante sapere che esistono. L'altro elemento davanti alla crisi, a fronte alla crisi, maggioritario è quello di dire questo disastro, questo che ha rovinato il mondo, che ha rovinato la vita, che minaccia anche la sopravvita delle specie nel pianeta. Tra parentesi, 50 anni, ultimi 50 anni, 70% delle specie vertebrati sono scomparsi. 70% delle specie vertebrati sono scomparsi. Non c'è abbastanza insetti per polinizzare, no? Dunque, quando parliamo di rovinare, parliamo del rovinare, no? Bene, dunque, l'altra reazione è dire tutto questo, la crisi è vera, ma noi dobbiamo continuare, accelerare ancora da più la delega di funzioni umane, della cultura e personale, verso la nuova tecnologia. Le nuove tecnologie deveranno loro
risolvere il problema, gestire per un sacco di ragioni, tra l'altro che possiamo sviluppare dopo o no, è che queste macchine che aiutano alla decisione, perché in realtà chi si opporre a questa decisione, non le big data, eccetera, queste macchine non hanno dei corpi, non hanno dei pulsioni, non hanno dei desideri. Dunque, loro, noi aspettiamo che saranno quelli capaci di risolvere il problema. Dunque, due posizioni, no? Davanti alla crisi del modello umanesimo, della modernità, eccetera, c'è che emergono, riemergono alla visibilità un sacco di altre culture, ma veramente una fragilità estrema, e dall'altro lato la tentazione, più che la tentazione, la realtà attuale, di continuare come prima, ma delegando tutte le nostre funzioni, tutti ancora da più, verso le macchine che loro faranno le cose. Qui è il secondo punto, terzo, non so, io dico così, no? Quali sono le reazioni davanti a questa emergenza delle complessità, davanti a questa crisi dell'antropoceno? Noi possiamo dire che esistono quattro. La prima è quella che vengo a dire, no? Di denunciare, di esplicitare un po'. È quella di dire tutto continua come prima, vamo dal punto A al punto B, continuiamo la crescita, continuiamo l'estrattivismo, continuiamo tutto, perché la tecnologia permetterà, o perché non sappiamo come fare altrimenti, o perché, come dicono i grandi, tra virgolette, del mondo a Davos, dicono andiamo dritto al muro, ma non sappiamo cosa fare d'altro, come fare altrimenti. Bene, la prima posizione, che è maggioritaria, assolutamente maggioritaria, è quella di dire continuiamo come prima, facendo fiducia, o non sappiamo niente, alla tecnologia. Esistono un sacco di pazzi, ma pazzi in questo senso veramente psichiatrico, no? Che pensano che noi dobbiamo conquerire da altri pianeti, no? Non sono gente medicati in generale, sono delle gente che sono molto vicine del potere, molto vicine della Singularity University e d'altre nucleo del potere, ma che sono pure deliranti, che pensano che la soluzione sarà di conquistare da altri pianeti. La nomino, no, dico questo, faccio referenza, perché è una realtà terribile, ma è così. Bene, dunque, quello che vogliono continuare come prima, vogliono o non sanno come fare d'altramente. La seconda sono stessi che la prima, e che hanno vergogna, sono un po' più delicati, no? Dunque dicono, vamo a continuare ad andare dal punto A al punto B, prendiamo in conto i vettori che impediscono, che esistono, non schiacciamo troppo, pensiamo alla durabilità, la sostenibilità, non mi ricordo come si dicono in italiano, ma voi capite, no? Dunque dicono, facciamo come prima, ma facendo un po' attenzione, no? Delicatamente continuiamo a produrre, a fare dell'estrattivismo, la crescita, tutto questo, ma sostenibile. Non sappiamo troppo cosa sarà sostenibile in questo senso, ma tutto deve essere greenwash, no? Ok. La terza posizione è già di una certa radicalità, è quella che è l'ecologia politica. Questa ecologia politica, in là dei partiti ecologisti o no, questa ecologia politica dice no, attenzione, noi dobbiamo veramente prendere in conto i vettori che noi abbiamo schiacciato, che abbiamo ignorato, che abbiamo provato a superare sempre, tra i nostri progetti e l'oggettivo a riuscire, no? Dunque loro prendono veramente in conto, sono un sacco, molto diversi, ma possiamo dire in generale prendono in conto questi vettori, per esempio prendono in conto il fatto di non essere più soli in mondo. Dunque, se le due prime posizioni continuano il schema, il dispositivo di Cartesio, e l'essere umano padrone, amo e possessore, la terza e la sua radicalità è giustamente che no, che va a reintrodurre le specie umane e la cultura, comunque, dentro dell'insieme, va a dire noi dobbiamo coabitare con le altre specie e anche con gli elementi inerti, no? Inerti più o meno, no? Un fiume, il mare,
con gli altri elementi che non sono le specie in ogni caso, non inerti, ma che non sono le specie. Dunque, questa posizione è una posizione molto interessante, quella che per esempio si manifesta giuridicamente con qualunque cosa che poca gente capisco, capito, l'importanza fondamentale antropologica che significa questo che dirò, è il fatto che oggi esistono dappertutto nelle nazioni occidentali almeno, questa novità di considerare come de persona giuridiche, come de soggetto di diritto, a per esempio un simio, una specie, un fiume, un'isola, così. Dunque l'idea di dire, e questa è la radicalità, no? Non siamo più l'unico soggetto, riconosciamo d'altri soggetti in questo vettori. Questo è molto importante effettivamente. In certo modo mettono in causa profondamente la visione ingegnerile di punto A al punto B, mettono in causa, non tutti, no? Qualunque, mettono in causa la crescita, l'estrattivismo, no? Ma in ogni caso una grande differenza con la sostenibilità e l'altri è veramente rimettere in causa il dispositivo di Cartesio dell'antropoceno e dire noi siamo tra altri, noi siamo tra altri. La quarta e ultima è quella piuttosto che io ho imparato culturalmente dai miei amici indios, delle nazioni indias da noi in Argentina, ma che corrispondono anche alla mia posizione, che è quella posizione di una filosofia organica, una filosofia situazionale, no? Questa posizione è quella dove l'unità stessa della specie umana è messa in causa in tanto unità. Per noi l'individuo, tanto individuo, è una costruzione storico-sociale come soggetto, eccetera. E questa costruzione oggi è deconstruita, non so se si dice così in italiano, è deconstruita, è di fatta, deconstruita in ogni caso, no? Questa deconstruzione effettivamente va a mettere in causa questa idea dell'unità dell'essere umano, no? Per dire noi siamo de multiplicità, tra de multiplicità incrociata, agenziata, no? Dunque, questa posizione è una posizione dove in realtà non si dice, per esempio, il mare o questa specie animale è un soggetto di diritto perché? Perché io stesso non vivo, non sperimento come un soggetto unito, integrato del diritto. Io provo ad sperimentarmi poco a poco come facendo parte di un insieme. Io non c'è del legame, io sono un nuto del legame. No? A noi del lien. Dunque, questa posizione mi sembra essere l'unica che effettivamente risponde alla sfida oggi profondissima e urgente di come vivere, come abitare altramente, come vivere e pensare dentro la complessità. Questo non vuole dire per niente rifutare la singolarità dell'umano e ancora meno risultare la singolarità del vivente, e semplicemente se trattano per quelli che hanno questa referenza in testa, si tratta come voleva Simondon, il filosofo francese, di capire la reindividuazione che esiste, no? Questa reindividuazione, questo individuo, questo essere che hanno stato durante anni elaborati così, no? Costruiti così, sono in pieno processo di reindividuazione. Noi possiamo tra un sacco di altri sintomi, prendere in conto tutto il discorso intorno all'identità, chi sono io, chi è l'altro, tutto questo discorso intorno alla identità, chi va a mettere in causa l'identità classica, ebbene, tutto questo sono dei sintomi quotidiani di questo cambiamento profondo e nel modo di individuazione della modernità che è quello che è messo in causa oggi, no? In questo senso è vero che non si tratta per niente di fare l'indio a Roma o a Parigi, non si tratta per niente di abbracciare l'alberi e di dire io sono con te, non si tratta di questo, ciascuno fa questo che vuole, no? Ma non si tratta di giocare a fare parte dell'insieme, si tratta per contro, per noi che viviamo nei Babiloni, no? Per noi si tratta di provare poco a poco, di sperimentare modo di vita non autocentrato e il io come persona,
e più in una molteplicità che mi compongono, che mi attraversano. È vero che parlando con gli indios da noi, effettivamente per loro questo non è un problema perché loro hanno sempre vissuto così, sempre hanno saputo che il condor, la montagna, il lama, anche lei, facevano parte di un insieme dove l'individuazione non corrisponde, no, a quelle di noi. Quando dico questo, voglio finire con questo. Io so che è difficile da capire quando siamo in Babilonia, quando siamo nati in Babilonia, no? Ma perché diciamo, nome, un indio si sente anche un individuo. No, non si sente un individuo, si sente fare parte di una molteplicità e gli elementi che li compongono sono degli elementi comuni con altre specie e con altri elementi. È un po' il totemismo, l'animismo, l'analogismo, no? Bene, io mi fermerò qui perché se nessuno ha capito niente, è il momento di provare a diventare ancora più confuso, ma beh, vi ringrazio per la vostra attenzione. E aspetto le vostre domande e punto di vista. Ringrazio. Aspettando che qualcun altro dal pubblico faccia le sue domande, io ascoltandoti ho pensato, mi ha fatto pensare a qualcosa. Una settimana fa sono stata Artissima, un evento che c'era qui a Torino con l'arte contemporanea, diciamo, e c'erano molte manifestazioni artistiche e ho trovato molto interessante notare la presenza di quadri le cui componenti pittoriche concernevano pezzi di corpo, non la figura del corpo, ma pezzi di corpo non qualsiasi. E che nel loro insieme artistico componevano il quadro. Devo dire, dei quadri che mi hanno molto colpito e molto belli anche. E così mi sono detta, e mi interessa sentire il tuo parere, mi sono detta che proprio nel momento in cui il progetto di una certa, penso qualcosa che hai detto, ma anche che hai scritto, di una certa tecnoscienza attuale mirerebbe, come tu scrivi, a eliminare il campo biologico, o forse il campo del vivente parlante comunque, mantenendo soltanto i livelli, tu scrivi, dei misti e degli aggregati, secondo l'obiettivo di un certo transumanesimo, proprio ora l'arte ci propone, ci ripropone il fatto che il corpo non è solo la somma di pezzi staccati. Il corpo umano, il corpo parlante, non è solo la somma di pezzi staccati, ma è lo stile secondo cui dei pezzi si annodano tra loro, fanno legame e fanno un insieme che fa il corpo, che fa lo stile di un corpo. Ecco, voler togliere di mezzo il corpo fa quindi tornare il corpo rimosso? Ti propongo di riflettere su questo. Sì, assolutamente, ti ringrazio. In realtà è così, in realtà se noi passiamo un triangolo, no? Qui mettiamo l'uomo della modernità, l'uomo maschio che adesso fa la gentilezza di includere le donne, no? E le altre forme. Non del tutto, non del tutto. Non fa la gentilezza di includerne del tutto. No, perché il padrone lui include, ma l'altro sa, se sa inclusa, dunque che deve rimanere più o meno cita, Eh no? già, eh già. È tollerata, la tolleranza è questo che il amo può fare. Voilà. Bene, è per questo che in politica io non sono per la tolleranza di migranti, io sono per l'integrazione organica di migranti. Questo lo dico così, io so che.
Io so che in Italia questo non fa problema. Bene, no, sentite. Dunque, in realtà questo uomo della modernità è deconstruito, no? Deconstruito, faceme la gentilezza di capire questo neologismo, deconstruito, non so se si dice così. Bene, è rimastano due poli, quello della dislocazione di corpi, la dislocazione per estrattivismo dei paesaggi, dell'ecosistema, la dislocazione. Questa dislocazione è quella che fa dei aggregati neoliberalistici, quello della tecnologia, quello della modellizzazione aggregativa, no? De big data, no? Che vanno a dislocare in pezzi piccolissimi, no? La modellizzazione di qualcuno, per esempio. Algoritmicamente non è modellizzare qualcuno come io faccio un modello così per desinare, no? Per niente. La dislocazione sono dei piccoli micro pezzi che fanno un aggregato che fanno il profilo di qualcuno e l'altro dice: Oh, mi conoscono. No, non ti conoscono come integrità, ti conoscono come un sacco di mini pezzi, dei micro pezzi. Questa è la dislocazione. A questa dislocazione noi dobbiamo opporre, no, una melancolia dell'uomo, dell'umanesimo che, lo dico dal punto di vista latinoamericano, dal punto di vista del terzo mondo, non c'è niente a piangere la decostruzione di quello, no? È un insieme, non è tutto cattivo, ma è un insieme, è finito, è finito. La nostra sfida è come noi possiamo costruire, partecipare, costruire, no? De insieme organici. Insieme organici, dove effettivamente facciamo parte, no? E le nostre parti fanno parti di insiemi organici. Questo insieme organici non dobbiamo pensarlo in modo di fantascienza. È sufficiente di leggere un autore molto, molto attuale che è Spinoza, no? Quando Spinoza va a scrivere, no? Che una singolarità può unirsi, articolarsi a un'altra singolarità per produrre una terza singolarità. Questa terza singolarità non è una singolarità con corpo, è che fa parte di una e dell'altra, no? Ma quello che voglio dire è che noi abbiamo tutti gli elementi per capire cosa vuol dire emanciparsi della figura dell'uomo della modernità. Noi dobbiamo provare questo perché non c'è d'altra uscita, non c'è d'altra soluzione a questa minaccia globale che non è di vivere altrimenti, e vivere altrimenti vuol dire di sviluppare un immaginario diverso, vuol dire immaginare, desiderare altrimenti, vuol dire essere contento per altre cose, che siano contenti quello che vogliono avere una piscina privata, che vogliono consumare, che vogliono continuare a vivere come prima, non è con la durabilità. No, noi dobbiamo desiderare altre cose. È per questo che la durabilità è una trappola assoluta, perché voglio dire, continua a essere egocentrico, continua a volere consumere, continua a vivere come un individuo e l'altro sono il contesto. No, dobbiamo sperimentare come noi siamo l'altri, come siamo questa molteplicità. E questo lo sperimentiamo ogni giorno, quando noi siamo capaci di amare qualcuno, quando siamo capaci di sentirsi attraversato per le cose, quando noi vediamo che l'oggettivo non è la felicità individuale, che la felicità accade per caso, così, che accade o non accade, sono felice o non sono felice, non posso puntare la felicità. Questa è un'istoria veramente depubblicista, no? Dunque sì, mi sembra molto importante che tu hai citato questa opera, questa esposizione, no? Perché effettivamente loro artisti partecipano a questa creazione di un immaginario diverso della molteplicità contro la dislocazione. E senza un immaginario che dice è più desiderabile questo che la spazzatura neoliberalistica, senza questo immaginario nessuno farà niente perché non ne faranno per sacrificio. E se posso ancora, e poi mi rivolgo al pubblico che avrà sicuramente molte domande, ma avevo ancora desiderio di chiederti, dato che hai messo proprio in rilievo adesso, che si tratta proprio di una trasformazione, dicevi, di desiderare altro. Allora io mi domando, perché lo domando anche a me stessa, facendo la psicanalista, mi domando e ti domando quale contributo può dare, per esempio,
qualcuno come te, studioso, filosofo, psicanalista, e quindi che si occupa del disagio attuale, disagio che c'è in tutte le epoche, ma specifico in questo nostro tempo, quale contributo può dare perché si produca del desiderio altro? In realtà, disagio, come tu vieni a dire, ha avuto sempre disagio, no? La differenza è veramente la minaccia di distruzione massiva. Perché, sentite, la gente della mia generazione, io sono nato sotto la minaccia nucleare. E dunque a quell'epoca dicevano, se qualunque cosa funziona male, questo va a esplodere. Oggi noi diciamo, se tutto continua a funzionare bene, questo va a esplodere, no? E la differenza è che la minaccia è assoluta, dunque non è il disagio la questione effettivamente è la novità della minaccia, che noi dobbiamo cercare il modo di agire, non reagire, a agire. Qualcuno come io, tutto questo che può fare è accompagnare con la sua ricerca la gente che fanno, i collettivi che fanno le cose, accompagnare le esperienze, no? Accompagnare, non produrre le idee. Noi non possiamo più di idee. Il mondo di idee è quello, il mondo della modernità, dove la gente doveva morire per le idee. Ma le idee hanno un problema, non so, un peccato originario, che il possibile delle idee non corrispondono al possibile della vita. Non corrispondono. E noi stiamo uscendo, aspetto, de secoli dove abbiamo voluto sempre dominare la vita per le idee. Questo platonismo, che è il platonismo di un filosofo come Badiou ancora, no? Non è vecchio, che vogliono che le idee dirigano il mondo e dirigano la vita. E noi, qualcuno come io, no, per niente, noi dobbiamo avere l'umiltà dell'artigiano che veramente accompagna con la sua ricerca di esperienze concrete, artistiche, sociali, no? Dunque, accompagnare questo, accompagnare, essere una dimensione di più e per niente ridefinire il maître à penser, no? Il grande pensatore che dicono come il mondo deve essere. Tutte queste ideologiche veramente devono lasciarvi tranquilli. Non abbiamo bisogno di idee, abbiamo bisogno di riflettere, immaginare, perché abbiamo stato troppo credenti alla ragionabilità. E la ragione esiste, ma la ragione esiste sotto condizione di coabitare con il desiderio, con l'immaginario, con il miti, con il riti, no? Dunque, dobbiamo fare molto attenzione di tutti gli intellettuali che pensano molto nella sua biblioteca. Noi dobbiamo confrontare ogni ipotesi, più piccola sia, con la pratica. E io non la confronto, faccio da più. Io funziono organicamente con un sacco di collettivi diversi, da ricerca scientifica fine a de comunità dei indios da noi. Bene, io accompagno questo cambiamento con questo che è il mio, che è questa capacità più o meno di riflettere del stesso modo che durante la dittatura ha accompagnato il mio popolo l'armi in la mano contro la dittatura. Lo faccio in stesso modo, lo faccio perché è questo che corrispondono a essere per diventare libero e per questa la sfida. È il stesso impegno. E quindi è per questo che hai dato nel titolo dell'intervento di oggi, hai messo una differenza specifica tra pensare e agire. Sì, pensare e agire, come tu puoi immaginare, perché il mio spinosismo sono le due attributi della sostanza, no? Il pensiero e l'estenso. E non metto a bere delle idee, non metto no, a fare dei programmi. Dico no, quando io dicevo in modo un po' provocativo l'ingegnere, il mondo dell'ingegnero, e l'ingegnere deve imparare una cosa quasi impossibile, che è di accompagnare tranquillamente, umilmente, un insieme esistente complesso dove il suo progetto deve essere un vettore da più, ma da più sapendo che fa dei secoli che applichiamo i progetti e che questo non funziona più. Questo non funziona più. Se noi continuiamo a applicare dei progetti, a applicare dei modelli, che sia l'estalinismo di Badiou o delle altre ideologiche, no? O dell'ingegnere che dice qui facciamo così. Se noi non impariamo a prendere in conto un insieme in quale noi apparteniamo, no, non siamo all'altezza della sfida.
Bene, allora c'è una domanda qui, Mary Nicotra. Grazie Miguel, è molto interessante come hai puntualizzato queste quattro modalità e mi verrebbe da dire così che le tre prime modalità in qualche modo rispondono a qualcosa dell'umano che non vuole perdere niente, no? Cioè che in qualche modo, come dire, non è nella condizione sia soggettiva che collettiva di poter affrontare qualcosa che riguarda una perdita. Una perdita che faccia posto all'alterità. In questo caso non è solamente l'alterità intesa come, diciamo, all'interno della specie umana, l'alterità tra uno e l'altro, ma è l'alterità, come dire, di ciò che effettivamente con altri codici non si può neanche comprendere fino in fondo e dunque poter stare anche in quel non senso che evidentemente è una proposta difficile per tutti gli umani, diciamo così. Dunque, quello che mi sembrava interessante era come effettivamente attraverso l'agire e non il pensare, dunque attraverso delle pratiche, che forse qualcosa può passare in questa direzione attraverso una sperimentazione per certi versi, no? Mi viene in mente, diciamo, il mio passato, nella mia precedente vita mi occupavo di turismo e dunque è subito venuto in mente, ho detto, ma certo, dei laboratori che permettano effettivamente di sperimentare che ci sono altri modi di poter comunicare, perché gli arroccamenti identitari a cui assistiamo, le rigidità che prendono, diciamo, anche certe scelte in un certo tempo, in una certa nazione politica, eccetera, eccetera, dicono di queste prime tre posizioni, più o meno, diciamo, possibili e vestite o svestite. La quarta è rivoluzionaria. Cioè la quarta però richiede anche che ognuno, uno per uno, con la propria fragilità soggettiva, possa trovare, diciamo, un contesto che gli permetta di esistere. E certi soggetti sappiamo che hanno bisogno di arroccarsi proprio perché se no cadono a pezzi. E dunque mi chiedevo un po' questo in maniera sparsa e grazie. Grazie a te, Mary. No, prima un piccolo precisione, no? Tu hai detto che la quarta posizione è rivoluzionaria. Io dico sì, salvo che non è l'oggettivo fare una rivoluzione per arrivare a questo, no? Rivoluzionaria nel senso che è subversiva in rapporto al modello, no? Ma in questo senso, semplicemente, no? Lasciando di lato un po' la teleologia rivoluzionaria del giorno, eccetera, no? Ma se no è rivoluzionario effettivamente. Effettivamente, come tu dici, questo che hai lasciato fuori nelle tre prime posizioni, e la terza è un po' più complesso, ma anche rimasta, è la negatività, ed assumere la negatività. Perché il problema giustamente di ogni progetto rivoluzionario, no? Che sempre hanno stato fatto perfetto, no? Matematicamente perfetti, ma non per esseri umani, perché gli esseri umani falliscono. A me mi fa ridere quando mi parlano, io lavoro, voi sapete, qualunque tra voi sapeva, no? Che io lavoro nella singolarità del vivente, in rapporto alla vita artificiale, all'intelligenza artificiale. E io dico, finalmente, sentite, dopo da anni di lavorare, vi dico, questo che l'intelligenza artificiale non può riuscire a fare è la stupidità umana, non può fare la stupidità umana, non può fare gli esseri umani e gli esseri viventi in generale anche. Non siamo sistematizzati in un oggettivo ragionevole, comprensibile, matematiche, no? Dunque, questa negatività fa parte di noi. Il progetto moderno è stato l'unica cultura che ha pensato che la negatività poteva scompare. Cosa hanno fatto? Hanno riempito di negatività tutto, hanno voluto fare sparire il sacrificio, tutto è diventato sacrificale in modo brutto. In questo senso l'alterità di quale tu parlavi, no? L'alterità effettivamente è l'alterità dove io assumo, no? L'alterità prima che tutto con la macchina, no? Con questa vita artificiale, con questo mondo artificiale che se vuole essere la continuazione della vita. L'assioma oggi centrale, dominante nel mondo della ricerca, a quello io partecipo, è che tra la vita biologica e la vita artificiale esiste una continuità di natura
E semplicemente la differenza è quantitativa, quantitativa in favore effettivamente della macchina. Noi dobbiamo cercare questa alterità e questa alterità come inizio di ogni alterità, di viversi, sperimentarsi con una propria alterità con se stessi, rompere questa unità, no, del profilo unito con noi stessi e assumere questa molteplicità. È l'unico modo di veramente avere un immaginario diverso, di desiderare altramente. Se io mi sento attraversato per il mio sistema, per il mio gruppo, per la storia, il io diventa molto più estenso, molto più grande, molto più profondo, è per questo che l'io, il piccolo io, non rimasta l'unico oggettivo. Non so se è comprensibile, questo che voglio dire è che cambiare questo immaginario significa sperimentare questo. E questo anche in rapporto, diceva, in rapporto al mondo dell'ingegnere, al mondo dell'antropoceno, implica coabitare in gioia con un non sapere che non è l'ignoranza, un non sapere che dice sì, io devo, c'è un non sapere che non è una tristezza, che questa alterità del coabitare, condividere con il non sapere, non vuole dire l'apologia dell'ignoranza per niente, non voglio dire semplicemente sa sapere che l'ombra e la luce vanno sempre assieme, no? E finisco, tu dicevi che tu lavoravi prima in turismo, è un esempio fantastico la questione del turismo, perché noi non possiamo, giustamente, se noi manteniamo l'uomo dell'umanesimo, la multiplicità e la dislocazione, noi non possiamo dire riveniamo come prima, che solamente gli aristocratici possono viaggiare. Noi non possiamo impedire alla gente di viaggiare, di fare il turismo, non possiamo dire no, solamente questa gente viaggia. Ma effettivamente noi non possiamo non più lasciare che il turismo di massa continui a distruggere il pianeta. E questo giustamente mostra come la sfida attuale attraversa ogni dimensione della vita della gente. Non possiamo dunque né reinventare né ritornare prima dove l'aristocrata viaggiava, né continuare a distruggere il pianeta. Dunque, come facciamo per conoscere gli altri posti? Come facciamo per viaggiare? Come facciamo guardando un amore, una protezione della natura della vita? Queste sono le sfide, queste sono le sfide effettivamente. Salve, io studio ingegneria, quindi mi piacerebbe avere qualche esempio più pratico, perché appunto dai dati sappiamo che il 75% di tutto quello che emettiamo a livello di CO2 e di gas climalteranti viene appunto dall'energia, quindi dal modo in cui produciamo l'energia elettrica, il calore e da come ci spostiamo principalmente. Quindi in questa sua visione della terza modalità e la quarta, cioè io vorrei capire a cosa dovremmo rinunciare, se rinunciare al riscaldamento, rinunciare ad avere energia elettrica, a ridurre agli spostamenti, perché appunto secondo me proprio gli ingegneri sono quelli che magari riescono a mantenere questo standard di vita dandoci delle alternative più sostenibili che riescono appunto ad abbassare l'impatto ambientale della nostra vita. Non rinunciando appunto a vedere il mondo col turismo, come magari stava dicendo prima, cioè vorrei capire appunto questo. Grazie. Sì, ti ringrazio per la domanda. In realtà noi in rapporto a una certa austerità, no? A una certa sì, sobrietà, piuttosto una certa sobrietà, no, non abbiamo tre possibilità. Non abbiamo la possibilità di non assumere una certa sobrietà o di assumere la sobrietà. Noi dobbiamo cercare semplicemente come assumerla. In realtà il progetto generale, tu le sai, ognuno le sa, il progetto generale che il paese è in centrale, se pensano che possono guardare il loro modo di vita con piccole restrizioni, no? Facendo la guerra a tutti gli altri. E questa è la realtà. La realtà è che non ci sarà dell'acqua, non ci sarà dell'aria, non ci sarà le terre per tutti. E dunque i potenti dell'Occidente dicono, lo sanno, e dicono dobbiamo dunque pensare alla nostra popolazione, ma questo significa la guerra, questo significa le morti nel Mediterraneo, questo
Questo significa tutto questo. Dunque, è una certa sobrietà, non può, o è di grado o di forza, no? E qui in Francia già hanno tagliato la possibilità di riscaldare per esempio l'università, c'era meno di curso. Dunque arriva, poco a poco arriva, ma arriva in modo dove la gente subiscono questa austerità, questa restrizione. Noi dobbiamo cercare a vedere come è possibile di restringerci, cambiare il modo di consumere in modo non triste, sino veramente attivo. Questo significa che riscaldarsi non è sempre pensato nel senso io e la mia famiglia, no? E io penso che c'è un sacco di soluzioni, ma un sacco di soluzioni, e le Indios non muoiono di freddo in inverno e di caldo in estate. Esistono un sacco di soluzioni che passano effettivamente per un immaginario altro che l'individuo nel centro del dispositivo. E l'individuo nel centro del dispositivo, questo significa la distruzione. Dunque, se noi vogliamo effettivamente non privare la gente, noi vogliamo, ebbene, non privare la gente vuol dire partecipare effettivamente a un nuovo paradigma. Se non c'è un nuovo paradigma, se noi non possiamo partecipare a questo, noi sappiamo tutti, che per le privilegiati ancora ci sarà per qualche secoli, ma a costo della guerra. E io non faccio qui della tragedia melodrammatica. Voi sapete perfettamente che per continuare a vivere così, con piccolissime restrizioni, gli occidentali devono assumere questo. Non sguardare ultra e lasciare fare il sporco lavoro nella frontiera. No, guardiamo. Se noi vogliamo guardare il stesso modo di vita, guardiamo. Siamo d'accordo del morti nel Mediterraneo, siamo d'accordo con il deserto e con la trasformazione delle terre, ma almeno siamo coscienti di cosa stiamo facendo. Mi dispiace di essere un po' così, il mio lato terzo mondo. No, non le prendete male. Bene, è quello. Miguel, il nostro tempo è terminato. Ti ringraziamo moltissimo di questa tua lezione, di questa conversazione. E dunque ti salutiamo e passiamo ad altre cose. E veramente vi ringrazio della vostra gentile attenzione e a un'altra volta in presenza. Certamente. Ciao Miguel. Arrivederci.